pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, quella di oggi è una notizia che non vorremmo mai dare perché si tratta di un lutto nel mondo della musica, un lutto legato a una delle voci più amate degli ultimi anni e soprattutto degli anni 90. Si è spenta infatti Mary Fredriksson, la voce del duo svedese dei Roxette. Aveva 61 anni e da tempo combatteva contro un tumore al cervello. A rendere nota la notizia è stato un messaggio su Facebook dall'account ufficiale del duo, postando un'immagine dallo sfondo nero con la scritta Mary Fredriksson 1958-2019. È con grande dispiacere che dobbiamo informarvi della scomparsa di una delle più grandi e amate artiste, ha dichiarato la sua agenzia. La Fredriksson lascia il marito e due figli, ma soprattutto un enorme vuoto nel mondo della musica e tra i fan. Nel 1986 aveva formato i Roxette con Per Gessle. I due pubblicarono il loro primo album lo stesso anno, per poi raggiungere successo internazionale alla fine degli anni 80 e inizio dei 90. Tra le loro canzoni più famose, The Look, oppure Listen to Your Heart, oppure It Must Have Been Love, colonna sonora del film Pretty Woman. Tutte però quelle citate sono state hit di cui abbiamo avuto modo di parlare nei mesi e negli anni scorsi, ma anche Take My Breath Away ha segnato un'epoca come colonna sonora di un film altrettanto cult come Top Gun. Se vogliamo anche ricordare che in carriera i Roxette hanno venduto oltre 75 milioni di dischi, piazzando 19 brani ai vertici delle classifiche, ci piace ora lasciare anche un po' di spazio ad una canzone meno commerciale o comunque tormentone di quelle prima citate. Parliamo di Queen of Rain. Il video è altrettanto suggestivo del brano, inizia con un tramonto rosso e la cantante che guida in auto, poi raggiunge una sorta di cattedrale e scorrono varie immagini di lei che danza oppure che pedala in sella una bici. È certamente una canzone molto struggente, adatta, si potrebbe quasi dire, a questo evento luttuoso. Viene comunque considerata una ballata pop, pubblicata come secondo singolo del quarto album, intitolato Tourism, il 28 ottobre del 1992. La canzone entrò nella top 20 in Belgio, in Olanda, in Spagna e in Svezia e rimase per oltre 3 settimane nella classifica tedesca, dove arrivò anche alla 9ª posizione. Abbiamo detto che uscì nel 92, in realtà era stata composta e registrata a Stoccolma nel 1990 e destinata inizialmente all'album Joyride, poi scartata a favore di un altro brano. Noi l'abbiamo ripescata per voi dai nostri archivi.